Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, la buona serata da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero. Benvenuti alla Pala Meucci di Aprilia, sedicesima giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5, girone B. Di fronte la buona onda Aprilia e Fiumicino, calcio a 5, si parte. E infatti ci prova subito la respinta di Margari, l'anticipo di Infanti. Poi ancora però Fiumicino, Dintino mette dentro, stoccata vincente Dintino, 1-0 Fiumicino. Triplicata la marcatura su di lui, Potric va via con un numero, poi Dintino, palla sul fondo. Pallone per Sferlazzo che non va lontano dal bersaglio, ma c'è Infanti e rimorchio. Lorello, dei giudici che si gira, pallone che si ferma sulla mano sinistra di Viapiano. Potric scappa a sinistra, Potric, il sinistro, palla sul palo. Sebastianelli e poi Margari salva. Conti riesce a liberarsi, Potric, Sebastianelli, sinistro, palla che rasenta il palo. Altra occasione per il Fiumicino. Iacobacci prova a tirare lui, la parata di Viapiano. Sebastianelli prova lui, palla sul palo. C'è il break del Buenaonda con Iacobacci fermato ancora da Potric. Potric appoggia Lattanzi, Lattanzi ancora Potric, tutto solo, Potric mette dentro, 2-0. Segnato Potric, favore del Fiumicino, calcio a 5. Nei giudici prova a reagire il palo, ferma il capocannoniere del campio di questo girone. Ancora Lattanzi dentro e arriva al terzo gol firmato Mazzotti. Dei giudici sul pallone, appoggia Iacobacci, tiro e palla sul palo. Pallone per dei giudici, Iacobacci tutto solo, miracolo, poi arriva De Filippis che mette dentro e carica i suoi. De Filippis, 3-1 per Cima. Prova il tiro, la deviazione dei giudici, pallone dentro dei giudici per Iacobacci, palla in rete, accorcia ancora, torna a meno 1 Roberto Iacobacci su assist di dei giudici. Ancora Catalano, Catalano dentro, vince un rimpallo, Catalano, palla sul palo e poi si ritrova il pallone tra le mani via piano. Sebastianelli, va via Sebastianelli, mette dentro tutto solo e alla fine arriva la quarta marcatura targata Conti. Dentro per dei giudici non scarica, arriva il fallo a rigore, tutto pronto, dei giudici contro Viapiano. Parte dei giudici, il tiro, palla in rete, accorcia ancora il Buenaonda, 4-3. Conti difende palla da Cima, Conti si gira, Margari coi piedi, parte per il calcio di punizione, appoggia a lungo il sinistro, la parata da parte di Viapiano. Conti, poi ancora Conti, pallone dentro, arriva Sebastianelli che si mangia incredibilmente la quinta marcatura. Longo, Infanti prova il tiro, palla sul palo. Longo, pallone per Infanti e il pari, eccolo qui, Fabrizio Infanti, 4 pari. Allarga Longo, Iacobacci ancora il tiro, la respinta, anzi blocca in due tempi via piano. Poi Lattanzi che ruba palla regolarmente e arriva alla rete del nuovo entrato Esposito, 5-4, torna a mettere la testa avanti Fiumicino, e allora temporeggia, alla fine tutto regolare. Potric, miracolo di Margari, sarà Esposito contro Margari. Esposito già autore dell'ultimo vantaggio sul 5-4. Parte Esposito, il tiro, palla in rete, doppietta personale per lui, è sesta rete del Fiumicino. E termina l'incontro, il Fiumicino calcio a 5 vince 6-4 contro il Buenaonda Aprilia in questa 16ª giornata di campionato. Da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero è tutto dal Pala Meucci, appuntamento alla prossima sfida col Mondo Futsal.